Oggi ci troviamo nelle campagne intorno a Castellazzo Bormida. La chiesa che andiamo a visitare, la Santissima Trinità da Lungi, è quanto di più affascinante si possa incontrare, purtroppo intaccato da un recente incendio. Edificata dai canonici regolari di Santa Croce di Mortara intorno al 1130, è citata per la prima volta nel 1134. Il suffisso da Lungi fu dato nell'Ottocento per distinguerla dall'oratorio in paese, anch'egli dedicato alla Santissima Trinità. Costruita probabilmente all'interno di un complesso monastico, del quale si vedevano abbondanti tracce, nei secoli la chiesa ha subito innumerevoli vicissitudini. Nel Cinquecento fu adibita a pagliaio e deposito di botti. Importante e probabilmente decisivo per la conservazione di quanto di antico ci è giunto, con l'intervento dei Ghilini del 1731, si modificò significativamente l'interno introducendo coperture a volta che obbligarono a sopralzare l'intero edificio. Inoltre, venne modificato il tracciato planimetrico della chiesa con la costruzione dell'abitazione del Romito. Nel 1836, dopo altre rilevanti opere, forse con la ricostruzione delle volte e la tinteggiatura delle pareti, la chiesa venne riaperta al culto. Altri interventi significativi tra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti ad opera di proprietari che liberarono dall'esterno la monofora occultata e scrostarono gli intonaci all'interno. Lo stato attuale deriva dai restauri degli anni 30 da parte dell'architetto Vittorio Mesturino e della Soprintendenza delle Belle Arti di Torino. In linea con il concetto di restauro di quegli anni, è stato modificato lo stato della chiesa, nel tentativo di riportare l'edificio ad uno stato precedente, più vicino alla realtà storica. Della costruzione originale di impronta romanica rimangono oggi gran parte dell'abside, il tracciato di alcune murature e di raffinati capitelli di impronta bizantina, forse il maggior segno di arte a Castellazzo. La pianta a croce latina è suddivisa in tre navate da due file di pilastri. Tutti i sostegni erano un tempo corredati di bei capitelli in finissimo calcare, elegantemente scolpiti a motivi astratti, vegetali e zoomorfi, come una Bibbia scolpita.